We'll get a final guidance release at the T-minus 17 second mark. T-minus 17, final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition, 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff, and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It has now cleared the tower. Tower, yaw is complete. We're in the roll, Bob. Roger, Gino. Looking great. Thrust good on all five engines. Okay, babe. It's looking good here. Roll is complete. We are pitching. This is Mission Control. Gene Cernan reporting the launch vehicle, maneuvering to the proper attitude. Everything looking good at this point. 17 is go. Roger, 17, you're go. First stage looks good. Altitude 1.1 miles. La missione Apollo 17 verso la Luna segna la fine di 3 anni di esplorazioni lunari. Lontana 400.000 chilometri, la Luna appare leggermente diversa da quella che sembrava 400 anni fa, quando Galileo ne tracciò la prima immagine. Egli osservò quello che avrebbero visto intere generazioni fino alla seconda metà del XX secolo. I've got the word you wanted to hear. You are go for TLI. You're go for the moon. You're a sweet talker. Yes, you might imagine. Ora, Apollo 17 si dirige verso la Luna. La gran parte di queste riprese è stata effettuata a distanza di pochi metri durante l'ultima missione lunare. Appena gli astronauti si avvicinano alla Luna, aumenta su di essi l'effetto della sua forza di gravità. Ma la gravità esercitata dalla Luna produce effetti anche sulla Terra. A largo, nell'Oceano Pacifico, la portaerei Ticonderoga recupererà gli astronauti fra 10 giorni. La nave è soggetta all'influenza della Luna, perché è la Luna che provoca le maree. La forza di gravità lunare attrae l'acqua del mare molto più della Terra, che è solida. Quindi riesce a sollevarla nelle zone verso cui agisce. Noi chiamiamo questo fenomeno marea. Ma lo abbiamo mostrato amplificato rispetto a quanto succede nella realtà. In mare aperto l'innalzamento non è neppure osservabile. Ma a riva i livelli variabili dell'acqua hanno importanza per l'attività della gente. Alcune navi possono salpare oppure entrare in porto soltanto durante l'alta marea. L'alta marea è seguita dalla bassa marea. La terra, che è in continua rotazione, porta la nave e la parte di mare su cui essa naviga lontano dal punto in cui l'acqua si solleva. Ma la terra non si ferma. L'altezza dell'acqua risale di nuovo sul versante opposto alla Luna, in parte perché qui la forza di gravità lunare agisce più sulla terraferma che sul mare. E così la Luna ogni giorno provoca 2 maree, alta e bassa. And the 05 line under column B is 15403. Over. Gli astronauti dell'Apollo 17 sono al loro secondo giorno di viaggio. In lontananza si intravede la Luna. Ci lasciamo la Terra alle spalle. Entrambe sembrano immobili nello spazio, ma non lo sono in realtà. Mentre la Terra ruota intorno al Sole, la Luna ruota intorno alla Terra. Non proprio così, naturalmente. La Terra gira sul suo asse circa 29 volte, mentre la Luna compie un giro completo. E la Luna non ruota esattamente intorno al centro della Terra. Immaginiamo la Terra e la Luna agli estremi di una linea rossa molto lunga. Poi consideriamo un punto posto a 3/4 dal centro della Terra. La Terra e la Luna entrambe ruotano intorno a questo punto, vedete? Questo significa che la Terra non si muove regolarmente nella sua orbita intorno al Sole. Compie delle piccole deviazioni dovute all'azione della Luna sul nostro pianeta. La forza di gravità lunare rallenta anche la rotazione terrestre. Il nostro giorno si allunga di 1 secondo ogni 500 anni e si potrà verificare alla fine che soltanto una parte della Terra sarà rivolta verso la Luna. Nello stesso tempo la Luna lentamente si allontana dalla Terra di circa 5 centimetri ogni anno. Ciò significa che la Luna, per girare intorno alla Terra, impiega un tempo che diventa via via maggiore. È il terzo giorno di viaggio per l'equipaggio di Apollo 17. Mancano soltanto alcune ore per entrare nell'orbita lunare.
back in the side of it there, that little J-hook with the snowman in it. The snowman's head is at 8 o'clock. Apollo 17 Houston, if you three are interested in sticking around a while, you have our go for LOI. Roger, Houston, understand America is go for LOI. And let you know that the crew of America is go for LOI. Apollo 17 è ora in orbita intorno alla Luna. Il modulo esploratore lunare Challenger visto dalla navicella America. Il modulo di comando è separato dalla parte che atterrerà. Queste impervie montagne non sono state erose dalla pioggia o dalla neve o dal vento. Un altimetro laser situato nella navicella di comando ne misurerà l'altitudine. Gli Appennini, alti 2,5 km. Le Alpi lunari, alte 5 km. I monti più alti sulla Luna sono quelli di Leibniz, superano i 10 km. I materiali da cui le montagne sono formate hanno un colore più chiaro di quelli che compongono i cosiddetti mari. I mari, scuri, hanno di solito una forma circolare. Eccone due fra i più estesi. Il mare delle piogge sulla sinistra, il mare della tranquillità sulla destra. L'altimetro laser ha indicato che molti mari sono bacini profondi numerosi chilometri. I mari al centro dell'altopiano più chiaro formano il viso dell'uomo sulla Luna. I mari non sono delle lisce pianure come appaiono dalla Terra. La loro superficie è piena di crateri, molti dovuti a meteoriti. I bordi del cratere sono formati da materiale esploso al momento dell'impatto del meteorite. I margini sono più elevati del suolo circostante e il fondo del cratere è più basso. Molti hanno delle montagne al loro centro alte varie centinaia di metri. Alcuni crateri sembra che vennero formati dall'azione dei vulcani. Vedete l'area più chiara intorno a quello? Potrebbe essere lava fuoriuscita. Anche i mari potrebbero essere crateri formati da immensi meteoriti che portarono lava in superficie. Sui margini di molti mari ci sono basse colline che assomigliano a onde di lava solidificate prima di poter arrivare in superficie. Ci sono spaccature superficiali lunghe molti chilometri e larghe altrettanti. Ma ciò che gli astronauti vedono in abbondanza sono i crateri. La Luna fu probabilmente bombardata da meteoriti per almeno 3 miliardi di anni dopo la sua formazione.